Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere insieme come ottenere l'emblema segreto di Satu e completare quindi il secondo sigillo della forgia di Volund. Innanzitutto premetto che per ottenere questo emblema dovrete aver completato la quest del cecchino della forgia di Gofanon, perché sarà proprio con quest'arma che dovremo vedere i simboli necessari per completare la quest. Ma andiamo subito a vedere come si fa. Vi dico subito che con questo cecchino non vedremo gli stessi simboli che abbiamo visto con la mitragliatrice, quindi sia nella forgia di Volund che in quella di Gofanon i simboli saranno diversi e in diverse posizioni. Per iniziare dovremo recarci in fondo alla mappa e su un cumulo di casse vedremo un simbolo della tigre. Dovremmo quindi salire su questo. Il primo simbolo a cui dovremmo sparare se volgiamo gli occhi verso l'entrata sono i pesci alla nostra sinistra, sulla rampa per entrare nella caverna. Dopodiché dovremmo colpire il fiore di loto in cima alla stalattite a destra, per poi girarci e sparare al tempio che si trova sotto la ventola. Fatto ciò, dovremmo andare più avanti, dove vedremo il simbolo di un dragone. Dovremmo quindi, come al solito, salire su questo e sparare prima al simbolo del tempio che si trova all'entrata della forgia, più precisamente su una cassa. Dopodiché dovremo sparare al coniglio che si trova esattamente sopra la nostra testa, per girarci poi verso la caverna e sparare ai bambù che sono su una stalattite e per ultimo ricolpire il tempio che si trova sotto la ventola. Una volta fatto questo avremo ottenuto l'emblema. Per andare poi a completare anche il sigillo e quindi attivare il drone rimanente, dovremo andare in fondo alla mappa sulla sinistra, dove vedremo una piccola sporgenza più in basso. Su questa saranno presenti uno schermo Cabal con cui possiamo anche interagire, ma che ancora non abbiamo scoperto quale sia l'utilità, e appunto il drone da attivare. Quindi ragazzi, questa era la guida su come ottenere il secondo sigillo e quindi l'emblema segreto di Satu. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.